Il vento della politica soffia davvero in direzioni piuttosto partiamo intanto da Cortona, che dal centro-sinistra è passata insomma al centro-destra, insomma un comune storico che era d'appannaggio della sinistra. Ma per me è una ferita molto ancora aperta. Io sono stato sindaco di questa città dal 70 all'80, il momento in cui questa città è diventata una città universale, con un'amministrazione comunale che ha saputo fare delle scelte importanti. Quindi il fatto che la città sia passata ad un'altra amministrazione non è grave dal punto di vista politico, è grave dal punto di vista culturale, perché si è interrotta una tradizione di apertura, di capacità di essere nel mondo di questa città, che forse le forze politiche che oggi amministrano Cortona non sapranno dare. Io mi auguro di sì, però insomma sono molto preoccupato. E per me, che è stata un'esperienza lunga 70 anni, appunto è una ferita ancora aperta. Ma d'altronde è un clima a livello nazionale. La sinistra sta pagando, forse meno di qualche anno fa, ma sta pagando una sua distrazione rispetto a grandi temi del nostro paese. E a Cortona abbiamo pagato per questa distrazione. Forse negli ultimi tempi abbiamo mancato in qualche cosa, forse non abbiamo capito che c'era una mutazione in atto, forse non abbiamo capito che qui esistevano dei problemi legati alla gestione del turismo, dell'arredo urbano, del rapporto con le frazioni, e quindi occorreva vederle queste cose per poter evitare una sconfitta. Quindi non è soltanto una svolta a destra, è proprio un ritardo culturale, secondo me. Il 2020 rappresenterà un altro spartiacque importante, perché ovviamente ci sono le elezioni regionali e c'è il capoluogo di questo territorio. In questo momento c'è anche una bufera insomma giudiziaria in atto, della quale ancora non conosciamo gli sviluppi precisi. L'idea che lei possa tornare in politica quanto è lontana? Beh, non è più così lontana. Io ho detto, quando mi hanno chiesto di fare il sindaco di Cortona, di tornare a Cortona, gli dissi no, non sono assolutamente disposto. Io sono 15 anni che viaggio e scrivo libri. Però se c'è un impegno che posso prendere, ancora una volta, è per la mia città, Arezzo. Vorrei essere un traghettatore di un rinnovamento profondo di quella città, e ce n'è bisogno ad Arezzo. Però non dipende da me, io sono disponibile, occorre che ci sia un ampio gruppo, un'ampia coalizione di forze civiche, politiche, della sinistra, del volontariato, che in qualche modo costruiscano un'alternativa. In questa alternativa sono disposto a lavorare. E lo dico per la prima volta alla sua intervista, perché avevo fatto capire qualcosa nei giornali, ma insomma questa sera glielo dico con sincerità. C'è una disponibilità, questa disponibilità va colta se evidentemente c'è fiducia in quella che può essere la mia esperienza, il mio impegno, la mia storia di amministratore, di politico, insomma. Allora, magari la rivedremo. Ma io spero di sì, ma comunque anche al di là dell'impegno amministrativo e politico, l'importante è comunque che ci sia la voglia di cambiare.